Ringraziamo Germano della Leuci, ma facciamoci anche noi sentire ribadendo: giù le mani dalla Leuci, giù le mani dalla Leuci, giù le mani dalla Leuci, giù le mani dalla Leuci. Siamo qua innanzitutto per la giornata di mobilitazione internazionale del diritto allo studio, quindi in difesa della nostra scuola e della scuola pubblica. Siamo qui davanti alla Leuci in particolare perché appunto crediamo che le lotte degli studenti e dei lavoratori oggi più che mai debbano essere fatte insieme. Non dobbiamo rischiare di cadere nella lotta tra i poveri, tra appunto quelli che ci rimettono essenzialmente per tutto quello che sta accadendo. Quindi appunto lavoratori e studenti uniti nelle loro battaglie e nella rivendicazione dei propri diritti. Per quanto appunto riguarda la questione della scuola, noi difendiamo la scuola di noi tutti, alla fine cittadini di questo Stato, che ogni persona singola dovrebbe premurarsi di difendere, e appunto la difendiamo dai tagli essenzialmente della quella fantomatica riforma Gelmini, e oltre appunto quindi alla difesa della didattica, di una scuola accessibile a tutti, che sia gratuita e che appunto, come dice la nostra stessa Costituzione, possa permettere a ogni individuo di emanciparsi e di formarsi culturalmente. Ovviamente quando si critica quello che sta succedendo alla scuola, si fa una critica al sistema generale. Noi crediamo appunto che il sistema principalmente economico, quindi politico, abbia come obiettivo quello generale di dequalificare il pubblico essenzialmente, e quindi appunto questa mania anche della lettera ABC, privatizzazioni oppure vendita dei beni dello Stato, liberalizzazioni, diciamo è contraria a quello che alla fine sono i bisogni della gente comune, anche se probabilmente la gente comune non ne ha coscienza, cioè non capisce che queste misure sono fatte dai pochi danneggiando tutto il resto della popolazione. E quindi appunto critichiamo il sistema economico liberista, critichiamo il capitalismo, anche se appunto sembrano parole diciamo un po' retrograde, però crediamo che invece siano oggi più che mai attuali e possano dare una, diciamo, un'idea di futuro diversa da quella che ci fanno passare come l'unica possibile. Abbiamo aderito a questa manifestazione, diciamo, degli studenti perché riteniamo che, cioè, gli obiettivi degli studenti siano comunque identici agli obiettivi dei lavoratori, cioè, loro difendono il diritto allo studio e noi difendiamo il diritto al lavoro, cioè, penso che le cose siano parallele. Riguardo a oggi è una convocazione che era già stata, diciamo, prevista dall'ultimo incontro che abbiamo fatto in provincia, dove l'azienda ancora si è presa tempo per decidere e valutare se aderire o no al progetto Città della Luce. Cioè, oggi ci aspettiamo una risposta, noi speriamo positiva, che anche l'azienda colga questa grande occasione che si presenta sul territorio e aderisca appunto al progetto.